Semaforo rosso per il campionato europeo rally, sempre più sfilacciato in 1000 appuntamenti e sempre più povero di protagonisti continuativi. Al Rally Court inglese, ad esempio, i primi 5 posti sono andati a piloti che non disputeranno più alcuna gara della serie, mentre Olovcic, primo dei candidati alla corona continentale, è giunto con oltre 6 minuti di ritardo dal primo. Semaforo giallo, giallo come la mimosa, ma purtroppo nel giorno della festa della donna, al via nel rally del campionato italiano, non c'era nessun equipaggio femminile in corsa. Fortunatamente il bilancio è diventato positivo per i 7 equipaggi femminili iscritti al trofeo Fiat 500. Semaforo verde ad aspettando l'arrivo. Dopo qualche stagione di gestazione, la macchina è ora a punto. A Foggia l'iniziativa del servizio informazioni Rally XAI ha fatto da catalizzatrice dell'interesse dell'intera città, che dopo aver atteso per l'intera giornata l'arrivo dei concorrenti, si è stretta loro in un abbraccio festoso. Neofiti e spettatori occasionali sono stati simpaticamente costretti da una serie di spettacolari iniziative, concerti, giochi a premi, boutique, DJ, maxi schermo con filmati di gara, ad avere un primo contatto con il mondo dei rally, e per molti è amore a prima vista. E te